E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video unboxing magico. Per quale motivo? Perché su Instagram ho fatto un sondaggio che vi ripropongo esattamente qui nelle schede. Ovvero, se volete vedere una serie di video che non saranno minimamente regolari, perché ovviamente i miei soldi non sono regolari, in cui semplicemente vado ad unboxare cose che ho comprato in generale, ovviamente gadget, per esempio, adesso non so se ve l'avrò messo nel titolo, comunque questo è una cosa particolare della Funko Pop. Poi è in corso anche un'altra cosa che vedete qua, probabilmente è già arrivato uno dei tre prodotti che vedrete in un altro video. Ma vabbè, questi due sicuramente li farò. Comunque da qua in poi ditemi voi se vi possono piacere dei video così. Innanzitutto, dicevo, la situazione è un po' precaria perché qua abbiamo il microfono, non so come mi sentite. Qua c'è la seconda camera che è molto professionalmente fatta col telefono perché la videocamera era scarica. Ma direi di andare subito a parlare di questo pacco. Allora, questo pacco è un'edizione limitata della Funko, di Funko Pop, di My Hero Academia. Quindi non si parla di Destiny, mi dispiace per tutti che ci seguono. Però vabbè, insomma, ve l'ho voluto portare perché è una cosa molto carina, molto particolare. E sia anche per cambiare un po' in questo momento in cui aspettiamo Penumbra. Quindi è un'edizione limitata con due pop dentro, un mini pop, una penna e una spilletta, mi pare, una cosa simile. Comunque non l'ho preso per la penna e la spilletta, ma per i mini pop. Andiamo subito a vedere la scatola, che qua è tipo mezza distrutta, quindi ho un po' paura sinceramente, ma vediamo cosa riusciamo a fare. La andiamo subito ad aprire, sperando che non sia distrutta, perché se è distrutta mi dispiace Funko, ma vedete dopo che l'ho presi dal sito Popkino Box italiano. Quindi ok, sono molto imballati, quindi il fatto che si possa essere rovinata la scatola sinceramente all'inizio. Allora, la scatola è bellissima, raga. E raga, la scatola è veramente figa. E mi lavo la scatolona. La scatola è veramente figa e non sembra essersi rovinata. Allora, My Hero Academia, come vedete, chi non lo conoscesse, My Hero Academia è un anime. Non lo so, andatelo a cercare perché, insomma, di spiegarlo è un po' difficile. È un anime ovviamente che seguo. E c'è scritto Only at GameStop, non lo sapevo. Quindi, vabbè, l'ho preso dal sito, come ho detto, di Pop in a Box. E qui c'è scritto 5 pezzi, Mystery Box. In realtà io so cosa c'è dentro perché l'ho preso già cosato. Adesso qua cerchiamo di non distruggere tutto, mettiamo via le forbici, ho paura. Ok, metti la plastichina, vai insieme alla scatola grossa. E andiamo subito ad aprire la nostra Comfort Mister. Ba-ba-ba-ba, raga, che figata. Allora, ormai avete già visto tutto perché ho spoilerato tutto, ma vabbè. Iniziamo dalle cose piccole. Allora, c'è una penna che non so bene come vedrete, insomma, quale forma, però è una penna normalissima con All Might in cima, molto carina. Non è ovviamente la parte principale della collezione, però è molto carina. Non so nemmeno se la userò o meno, però ci sta, raga. È un botto carina la penna, essenzialmente. Dopodiché abbiamo qui mi si è aperto Endeavor, porca miseria. Ah, la spilletta pensavo fosse fatta peggio. Molto figa la spilletta, raga. Spilletta con Todoroki. Non so come lo state vedendo, anzi ve lo faccio vedere direttamente qua. Metti a fuoco, ok. Spilletta molto figa con Todoroki, che per chi non lo sapesse è il personaggio figlio di questo tipo. Molto figa perché pensavo fosse di plastica, invece è bella di metallo, tutta intarsiata. Molto molto carina anche questa. Il mini pop di Bakugo, questo è carino, questo mi piaceva. Era uno delle cose, dei motivi per cui l'ho comprato. Mini pop di Bakugo. Ok, mezzo a fuoco, è un portachiavi, me lo metterò sulle chiavi, anzi andiamo subito ad aprire, tanto questo qua non lo tengo per collezione, mentre questi due ovviamente non li terrò, non li aprirò. Ok, aveva una plastichina impossibile da togliere. Il mini pop portachiavi è questo, sperando che metta a fuoco, ok. Molto carino, ci sta. È fatto bene comunque perché è un mini pop, cioè un pop essenzialmente più piccolo, portachiavi. Ci sta molto carino e lo mettiamo qua, vicino al resto. E adesso andiamo con i pezzi forti. Iniziamo da Deku, che è quello che mi piaceva di meno. Devo dire, ragazzi, la scatola perfetta. Nonostante come fosse la scatola iniziale, questa qua è veramente perfetta. E queste qua sono due edizioni limitate che sono fuori dalla serie. Infatti, se vedete qua, non ci sono. Come potete vedere, qua ci sono solamente quelli distribuiti della prima serie. Questo, raga, è veramente carino, mi piace tantissimo. Per chi segue la serie, questo è Deku da bambino con la divisa di All Might, con la felpa di All Might. Molto molto carino, fatto bene e ci sta.
Ma il pezzo forte, ragazzi, è questo qua. Che è tipo la cosa più bella al mondo. Se qua non, no, mi si è aperto. Una cosa che non mi piace, dicevo, adesso ve lo faccio vedere perché è spettacolare questo, è veramente bellissimo. Una cosa che non mi piace è che i pop sono aperti. Quindi Funko, questa arriva direttamente dal sito Funko, come ho già detto, i pop sono aperti. Qui, anche qui la scatola però è messa in condizioni veramente ottime. Ci sta. E ragazzi, guardate quanto è figo. Endeavor, che sarebbe un eroe con i poteri di fuoco, ve lo semplifico molto. Ma la figata è che ha tutte quante queste cose di fiamme. Vado a quanto sono belle, raga, veramente fatto benissimo. E niente, lo mettiamo di qua. Quindi scatola bella, con calma, teniamo questa, raga. Ci metterò cosa dentro. Andiamo a fare un piccolo recap. Abbiamo quindi Endeavor. Non so quanto possiate vedere, comunque Endeavor, veramente veramente figo, sperando che qui rimanga chiuso in qualche modo, perché mi si apre sotto, mi dà un po' fastidio, ma vabbè. Endeavor seguito da Deku in Onesi, che non so come si lega, cosa significa, vabbè. Comunque, due pop, edizione limitata, come ho già detto. Il mini pop che andrò a mettere sulle chiavi, come portachiavi. La penna, che non so nemmeno se userò. E la spilletta, che non l'ho aperta ancora. Andiamo ad aprire giusto per vedere com'è, perché la spilletta, raga, è proprio bella, mi piace tanto. Cioè, non la userò mai, però è figa. E va bene, ragazzi, quindi abbiamo concluso qua. È stato breve ma intenso. Vi faccio vedere una cosa prima di finire, se riesco a staccare il telefono. Ok, praticamente questa qua è la mia bacheca dei pop, molto bellina, con i led che si attaccano ancora, pensiamo, vabbè. Finora ho preso, penso l'avete visto su Instagram, questi Oryx, Crota, Cade, che me l'ha regalato GM Pompieri, per chi se lo ricorda dai video. E Shax, molto figo. Cade, quello che era dato con il pre-order, mi si vede nel riflesso. Ikora e Zavala in questa versione un po' pupazzosa, molto carina, mi piace tanto. Ci stanno anche Nocris, Osiride e un po' d'altra gente. Questi presi da GameStop. E questo qua, che è l'ultima aggiunta, che è Hawthorne. Qual è il discorso? Ah, poi vabbè, qua c'è il joystick del gaming, da cui avete visto anche il video. Qual è il discorso? Tra l'altro l'iPhone mi vede la faccia di Zavala, va benissimo. Il discorso è Hawthorne, che avete già visto, che vedete adesso, è arrivato. Ne manca un altro, che metterò ovviamente qua. Devo allargare qualcosa, ma ce lo farà entrare. E manca anche una piccola chicca, che non so bene dove mettere, però ci sarà. Che è esattamente la medaglietta di azzardo, quella del sigillo di azzardo. Quindi quelli probabilmente quando arriveranno li farò vedere in un video diverso. E niente, quindi penso che possiamo tornare alla schermata principale. Va bene, ragazzi, quindi io penso che possiamo anche concludere qui. E questi sono i pop. Come avete detto, ragazzi, questo è un esperimento, una cosa che a me fa piacere portare, perché comunque sono cose che compro. Se a voi possono piacere, io le porto, perché tanto non mi costa minimamente niente in più. Mi fa piacere, come ho detto, quindi rispondete al sondaggino, che non so se posso rimettervi lo stesso, comunque il sondaggino di prima. Se vi possono piacere video del genere, non solo ovviamente su prodotti di Destiny, ma prodotti in generale che compro, gadget che compro, come per esempio sto pensando di comprarmi una cosa un po' esagerata, però vabbè, non ve la spoilerò. Magari lasciate tanti like e la compro, ragazzi. Se lasciate tanti like, la compro, vi faccio un video, veramente una cosa molto molto figa. Non costa nemmeno tantissimo, però è spettacolare. Scrivetemi nei commenti cosa pensate che sia. Non c'entra niente con Destiny, però è veramente figa. È un gadget comunque simile. Quindi, ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che lasciate bellissimo. Seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul.